Voi vi chiederete, ma che ci fai in ufficio oggi, che è il giorno di San Nicola? Sono qui in ufficio perché da stamattina abbiamo continuato e completato le attività di Open è il piano del comune per accompagnare gli imprenditori nel settore del commercio alla ripartenza. Ripartiremo tutti insieme cercando di dare una mano alle attività commerciali che in questo periodo hanno subito una chiusura, hanno perso una parte importante dei loro ricavi. Il nostro timore è che alcuni di loro non ripartiranno. Quindi da oggi siamo stati qui e abbiamo completato il secondo degli impegni che avevamo preso. Il primo l'abbiamo chiuso ieri. Oggi ho firmato la delibera per l'occupazione del suolo pubblico. Avevamo detto che fino al 50% di occupazione di suolo pubblico nella zona davanti al locale esistente e anche nello spazio pubblico oltre la strada, quando lo spazio davanti al locale non è sufficiente perché il marciapiede è stretto, sarà possibile ottenerla con una semplice comunicazione da parte dei commercianti all'ufficio del municipio, da parte dei gestori di bar e ristoranti, per mettere i tavolini. Perché stiamo facendo questa operazione? Perché tra un po' ci saranno le linee guida della cabina di regia nazionale del Comitato Tecnico Scientifico che ci diranno molto probabilmente che si potrà fare attività solo all'aperto e si potrà fare con un distanziamento sociale tra le persone e quindi tra i tavolini. Quindi chi ha l'occupazione di suolo pubblico e oggi mette 10 tavolini, con la stessa occupazione di suolo pubblico probabilmente dovrà ridurre il numero dei tavolini a 5, a 4, a 6, ce lo diranno nei prossimi giorni. Quindi per cercare di far ripartire tutti alle stesse condizioni che c'erano prima, abbiamo deciso di fare una delibera con la quale è possibile per i gestori di bar e ristoranti ottenere il 50% di spazio in più gratuitamente con una semplice comunicazione. Senza TOSAP sarà gratuita nell'ampliamento. Abbiamo chiesto al governo di aiutarci, anche se non ci aiuterà, troveremo il modo di non far, almeno al Comune di Bari, di non far pagare le attività bar e ristoranti, l'occupazione di suolo pubblico nei mesi in cui sono stati chiusi, perché non era colpa loro, sono stati chiusi perché c'è un DPCM legittimo che per uscire dall'emergenza sanitaria ha chiuso quelle attività. Io non me la sento di far pagare ai gestori di quelle attività la TOSAP e nemmeno la TARI, la tassa sui rifiuti, per il periodo in cui sono stati chiusi. Dopodiché avevamo preso un impegno per mettere delle risorse a fondo perduto per le attività economiche, avevamo detto per tutte quelle attività di vicinato, i piccoli negozi, i bar, i ristoranti, tutte le città, la città, per aprire, per riattivare le luci delle insegne, riaprire e riilluminare nuovamente le vetrine. Avevamo detto che se riparte il commercio, se si illumina il commercio, riparte la città di Bari e si illumina la città di Bari. E quindi posso dire che dopo l'incontro che abbiamo fatto oggi, mettiamo a disposizione, nei prossimi giorni comunicheremo i codici Ateco di tutte le attività economiche che possono fare la domanda, mettiamo a disposizione 6 milioni di euro del fondo Pommetro. 6 milioni di euro sono tante risorse che potevamo utilizzare per altre, che stavamo utilizzando per altre attività da parte dell'amministrazione comunale. Invece abbiamo deciso di utilizzarle per far ripartire le attività commerciali. Avremo un contributo a fondo perduto di circa 1.500 euro per tutte le attività, quindi per i negozi d'abbigliamento, i negozi di scarpe, il bar, il ristorante, le attività dei mercati che sono stati chiusi, i parrucchieri, per tutte quelle attività che sono state chiuse in questi giorni. Diamo un contributo per la ripartenza, una sorta di alza serranda l'abbiamo chiamata, la possibilità di investire, poter riaprire. Qualcuno dovrà pagare una parte del fitto, qualcun altro dovrà acquistare il gel per la sanificazione o il vapore per il macchinario a vapore per la sanificazione, qualcun altro dovrà acquistare probabilmente i distanziatori, un sistema di prenotazione, un eliminacode. Diamo la possibilità, senza nessuna rendicontazione, di ottenere a semplice domanda, con un form che vi consegneremo nei prossimi giorni quando approviamo il bando, attraverso un form c'è la possibilità di ricevere direttamente sull'IBAN del proprio conto corrente o attraverso un BancoPosta. Per chi non ha l'IBAN, non vuol dare l'IBAN, c'è la possibilità di ottenere questo contributo a fondo perduto in maniera immediata. Noi crediamo nel nostro piccolo, perché comunque siamo un comune, non siamo uno stato, non siamo una regione.
regione, non siamo il governo, una regione, possiamo utilizzare queste risorse che avevamo deciso di utilizzare per altre attività e invece le utilizziamo per far ripartire le attività commerciali.